Ritorniamo in diretta da questo palco bello che dà sull'Arena Bookstock, area Bookstock, padiglione 4 del Salone del Libro 2024, dentro il Future Channel con Camera di Commercio, i ragazzi di Don Bosco e il mondo di Rete 7. E qui è venuto a trovarci un collega, sempre di Lega Coop, Gabriele Buongiorno. De Gasperin. Buona giornata, Gabriele. Grazie mille, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora, Gabriele, tu all'interno di Lega Coop fai il passo successivo, no? Rispetto a quello che ci è stato appena presentato. Competenze trasversali, però adesso tra le competenze trasversali, usando un parolone inglese che piace molto all'università, vi è poi l'entrepreneurship, l'imprenditorialità, il desiderio di provare a giocarsi in un'impresa propria. Qual è il collegamento che tiene insieme il tuo lavoro con quello del tuo collega? Allora, innanzitutto grazie appunto per l'invito. E, dunque sì, Alessandro vi anticipava prima quello che è uno dei servizi, no, che offriamo, quindi di relazione insomma con quelle che sono le giovani generazioni, proprio in un'ottica anche di quello che sarà la creazione di impresa. Io nello specifico mi occupo appunto di tutti quei servizi che riguardano di fatto la costruzione dell'impresa e dell'impresa cooperativa, quindi scommettendo insomma su una forma di impresa con delle caratteristiche particolari, con un bagaglio. Quindi startup del mondo cooperativistico. Esatto, startup, e diciamo che come servizi di Lega Coop in generale ci occupiamo sia ovviamente della parte di startup, ma poi il ragionamento che facciamo è chiaramente improntato nel consolidare quelle realtà, quindi avere la possibilità insomma di far sì che quelle imprese durino nel tempo, perché in fondo le cooperative sono immaginate per durare nel tempo. E quindi diciamo che come servizi noi in tema di startup offriamo tutto quello che è la parte di come si dice, accompagnamento all'impresa, quindi da una prima consulenza legale per conoscere il modello cooperativo, la costruzione del business plan, così, esatto, quindi tutta la parte dell'orientamento finanziario con il nostro ufficio finanziario, la parte legata anche in relazione insomma anche in convenzione con dei professionisti, tutta la parte che può essere legata al mondo dei consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, con i notai offriamo un servizio ovviamente legato a una prima predisposizione di una redazione di uno statuto, del regolamento, che sono insomma i documenti chiave, ecco, per costituire un'impresa cooperativa. Quindi una rete che in questo caso il gruppo di persone che in testa, in mente, sogna di costruire una realtà di tipo cooperativistico non deve andare a cercare in vie differenti, ma trova, come dire, su una stessa piazza già predisposta ad aiutare, a dare il lancio all'attività. Immagino che ci siano imprese cooperativistiche di giovani, di persone meno giovani, di italiani, di stranieri, eccetera. Mi concentrerei in questo tuo lavoro, ma non per limitare la parte del tuo lavoro, su quello che riguarda i giovani e le giovani imprese cooperativistiche magari legate anche al mondo degli extracomunitari oppure degli immigrati, di chi arriva in... Quanti sono che hanno queste caratteristiche e hanno delle esigenze specifiche rispetto al generale lavoro che voi fate? Allora, noi diciamo che come Lega Coop Piemonte abbiamo un progetto specifico proprio per la costituzione di impresa cooperativa e diciamo in questo progetto vediamo una forte partecipazione, come si diceva prima, di diverse categorie, no? Quindi dai giovani, da persone che hanno già un'esperienza di impresa, tutto quello che può riguardare anche appunto persone straniere. Quindi il progetto si chiama Coop Startup, è un progetto che ha un format nazionale, quindi si viene poi riportato sui territori, sulle regioni. Appunto, noi abbiamo il nostro specifico Coop Startup Piemonte e
diciamo, la caratteristica di questo percorso è che appunto si parte da un'idea progettuale con un gruppo di persone di diversa formazione, di diversa estrazione sociale, con diverse caratteristiche e professionalità, e si parte da una loro idea, da un gruppo di persone, per poi appunto arrivare a quello che è l'obiettivo, che è costituire l'impresa cooperativa, assumendo quella consapevolezza, ecco, che riguarda. Ci sono delle istanze che il mondo dei giovani vi sollecita particolarmente, dei campi di interesse su cui agire con la propria impresa, piuttosto che delle richieste specifiche? Noi vogliamo essere un'impresa così. Allora, diciamo che i giovani hanno sicuramente, apportano a questi progetti come Coop Startup delle innovazioni, quindi hanno molte idee, soprattutto anche per esempio in un lavoro di sinergia che facciamo con uno dei partner di progetto, che è l'incubatore I3P. Abbiamo conosciuto delle realtà giovanili che hanno trasmesso innanzitutto un'attenzione per il sociale, quindi un'attenzione ad andare a formare delle cooperative sociali nello specifico, quindi un'attenzione a formare un'impresa che in qualche modo vada a restituire qualcosa alla propria comunità, alle proprie persone. Oppure si sperimenta anche in ambito per esempio energetico, uno degli strumenti che stanno prendendo piede in questo periodo è lo strumento della cooperativa delle comunità energetiche rinnovabili, e spesso sono appunto giovani che hanno una progettualità in questo senso, di andare a ragionare su una forma di impresa, no, innovativa, un po' come sono le loro idee. Gabriele, mi permetto un dietro le quinte. Sì. Che cosa ti regala il lavoro che fai? Quali gioie e anche quali pensieri, quali difficoltà? Beh, sicuramente è un lavoro impegnativo, perché chiaramente hai delle responsabilità, hai a che fare con delle imprese, parliamo con... quindi la responsabilità oggi è ancora una parola che possiamo declinare in Italia? Assolutamente sì, io ritengo... ho dei vuoti di memoria, dopo una certa età uno perde... Io ritengo assolutamente di sì, e quindi c'è la responsabilità, ma c'è anche molto l'aspetto la passione, ecco, che questo lavoro ti porta ad avere, perché ovviamente intercetti storie, intercetti delle sensazioni, quindi da un lato assumi chiaramente la responsabilità di capire che stai lavorando con persone che la cooperativa diventa il posto di lavoro, quindi diventa anche un po' di più a volte, soprattutto un po' di più, diciamo che non è solo per quello, però da un lato c'è questa responsabilità, e appunto dall'altro la passione, ecco, poi anche insomma la collaborazione con i colleghi, insomma devo dire che si sta bene in LegaCoop. Noi ti ringraziamo davvero, grazie, ti auguriamo un buon salone. Tra l'altro qua tante le imprese letterarie che partono come e che si sviluppano come cooperative, anche il mondo dell'editoria è legato a questo. Ma abbiamo un gioco da fare, abbiamo un ospite, un gioco, Gabriele, ti chiedo ancora un attimo, ti chiedo un aiuto, faccio leggere, abbiamo qua un ospite, prego, accomodati di fianco a Gabriele. Allora, intervistala tu, dai Gabriele, già che sei qua, no, almeno, cioè, non fare il mangiapane a UFO. Io partirei chiedendole il nome. Col microfono. Si chiama Alessia, e sei qua al Salone del Libro per venire a essere intervistata qua da noi, esatto, giusto? Sì. Quanta coda hai fatto? Un po', parecchia. Un po', sei di Torino? Sì. Brava, ci mancherebbe. Allora, ti devo fare una o due domande, e a cui vincerai un piacevole cadeau, che è quello di Camera di Commercio, uno zaino marchiato Future Channel Camera di Commercio. Scegli una domanda da 1 a 13. 12. Oh. Allora, quale di questi circoli non ha sede a Torino? Okay. Cioè, vediamo se conosci così bene la città di Torino. Il circolo del design, il circolo dei lettori, e mi vergogno di averla detta questa cosa, scusate, ma adesso mi vergogno di aver fatto questa domanda. Ripeto, il circolo del design, il circolo dei lettori e il circolo dell'export. Il circolo dell'export.
Ha ragione, cioè si vede che è di Torino, bravissima. Consegniamo anche a te la borsa di Camera di Commercio. Grazie. Mi raccomando, riempila di libri, se poi comprali non dai grandi editori ma da una cooperativa letteraria, così abbiamo fatto proprio quello spottone. Mondadori mi ama, perfetto. Buona giornata a tutti e due, linea regia. Grazie.